La Voce 24 News. Campania News. Pisciotta, Salerno. Tragedia la sera di Pasqua. Un giovane di 25 anni, di Pellare, è stato trovato morto, alle prime luci di lunedì di Pasquetta, in una scarpata a Caprioli, nei pressi di una nota discoteca della zona. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Era a Pisciotta con amici quando, all'uscita dalla serata in discoteca, si è allontanato per motivi fisiologici. Secondo quanto ricostruito finora si sarebbe appoggiato ad un muretto basso a bordo strada. Non è escluso che il muretto abbia ceduto. Allertati i soccorsi sono giunti sul posto, ma per il giovane purtroppo non c'è stato niente da fare. Laurino, Salerno. Il volo di Laurino, inaugurato ormai circa 7 anni fa, ha funzionato solo per pochi mesi. La prima ditta che gestì l'impianto rinunciò dopo poco. Simile vicenda con la seconda impresa affidataria. Il bando era inerente oltre alla zip line che collega il Monte Scanno del Tesoro con l'area attrezzata di San Pietro, nel centro del paese, ma anche la monorotaia che mette in collegamento località Guardia con la partenza del volo e il convento di Sant'Antonio, recuperato negli ultimi anni e trasformato in una struttura per l'ospitalità. Il soggetto gestore dovrà svolgere attività di accoglienza, accompagnamento e guida, somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettiva per brevi soggiorni, incoming turistico. L'accordo avrà durata di 9 anni. Il canone di concessione è di 3.000 euro l'anno. Salerno. Il 5 aprile, con il decreto presidenziale, la provincia di Salerno ha istituito le consulte del turismo, della cultura, delle politiche sociali e dello sport. L'obiettivo è quello di creare un reale confronto tra l'amministrazione provinciale e il tessuto socio-economico della provincia, al fine di attivare sinergie con i vari comparti. La consulta del turismo è uno strumento fondamentale per lo sviluppo turistico della provincia di Salerno. Il presidente Franco Alfieri ha nominato rappresentanti delle varie consulte. Angela Ciccarini, già assessore al turismo del comune di Centola. Salerno. L'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport ha pubblicato le graduatorie di merito relative ai finanziamenti destinati agli interventi di adeguamento degli impianti sportivi regionali. Il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, risultato al primo posto nella graduatoria, è stato ammesso a finanziamento per 500.000 euro, mentre il Campo Sportivo Morra di Vallo della Lucania è stato invece ammesso a finanziamento per 1.500.000 euro. Lo rende noto il consigliere regionale Corrado Matera. È per me motivo di grande orgoglio, sottolinea Matera, aver dato il mio contributo anche attraverso un apposito emendamento fatto inserire a suo tempo tra i fini istitutivi dell'Agenzia Regionale delle Universiadi e dello Sport. Polla, Salerno. Nell'aula consiliare del Palazzo Baronale del Comune di Torre del Greco si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Giro del Mediterraneo in rosa. 3 province. 6 città sedi di partenza e arrivo, tra cui anche Polla, da cui partirà la seconda tappa della corsa prevista per sabato mattina 22 aprile 2023. Ben 315 km tra le bellezze della Campania, 118 atlete in rappresentanza di 17 squadre per la prova a tappe di ciclismo femminile su strada in programma dal 21 al 23 aprile prossimi. Organizzata dalla Black Panthers di Francesco Vitiello e dal gruppo BS di Salvatore Belardo. Le tappe, la prima, con partenza da Torre del Greco con arrivo a Capaccio Pestum. La seconda tappa, partenza da Polla e arrivo ad Aiello del Sabato, con 2 Gran Premi della montagna. La terza e ultima tappa, quella che da Frattamaggiore porterà la carovana rosa a Monteforte Irpino. Calabria News. Calabria. Il presidente della terza commissione sanità Pasqualina Straface, udito l'ingegnere Gidaro, dirigente del settore edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici della regione che ha fornito alla commissione tutti gli elementi utili sugli ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro. Il cronoprogramma relativo ai nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro prevede che siano consegnati tra il 2025 e il 2027.
È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia. In tutta la vicenda, sottolinea la presidente della terza commissione, è fondamentale il ruolo ricoperto dal presidente Occhiuto in materia sanitaria. Nell'azione di governo il presidente ha posto tra le priorità anche la realizzazione dei 3 nuovi ospedali. Il cronoprogramma prevede la consegna dell'ospedale della Sibaritide entro il 2025. Per l'ospedale di Vibo Valentia, si prevede la consegna dell'opera nella primavera del 2026. Entro il 2027, infine, è prevista la conclusione dei lavori dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro. Calabria, si chiamerà Sanibook e raccoglierà tutte le segnalazioni dei cittadini in materia di malasanità. Ad annunciarlo è stato, venerdì 7 aprile, il presidente della Regione Calabria nonché commissario della Sanità regionale, Roberto Occhiuto. Con un videomessaggio di poco più di 4 minuti, Occhiuto ha chiesto ai calabresi di aiutarlo nel complicato compito di risanamento della sanità calabrese. Basilicata News. Potenza. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una dichiarazione, ha detto di aver accolto, con soddisfazione la notizia sul passaggio, inserito nel decreto legge assunzioni presentato nel Consiglio dei Ministri, della Questura di Potenza in fascia A. Si tratta, ha aggiunto Bardi, in una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, di una promozione a favore del ruolo di questo importantissimo presidio istituzionale per la sicurezza del capoluogo di regione e per il territorio provinciale di Potenza, che sarà garantita anche grazie al conseguente aumento dell'organico. Pesco Pagano, Potenza. A quanto sembra, l'assassino ha pensato di pianificare bene tutte le varie fasi e l'omicidio, tanto da far scomparire anche il cellulare del dottor Lorenzo Pucillo, dimenticandosi suo un accendino a pochi passi dal corpo. E, probabilmente nell'operazione di sottrazione dello smartphone, lasciando anche sue tracce sui vestiti della vittima. Sono queste le ultime novità del giallo di Pesco Pagano. Non è stato rinvenuto il cellulare della vittima, che aveva sempre con sé. Rubrica: i luoghi, i personaggi, la storia. Tratta dal libro Il secolo della luna di Mario Fortunato. Nella leggenda del folk, La mano di un calabrese, l'11 aprile 1961, in America, debutta il cantante Bob Dylan. Diverrà una delle figure mondiali del campo musicale. Palcoscenico del primo concerto è il Jerbes Folk City, di proprietà di Mike Porco, nato a Carolei, Cosenza, cresciuto nel paesino di Domanico e sbarcato a Ellis Island nel 1933. Ha trasformato uno dei tanti ristorantini italiani in un locale che, inaugurato nel gennaio 1960, diventerà mitico nella storia della musica mondiale. Negli anni ruggenti, raggiunse la top 3 dei più importanti locali al mondo secondo Rolling Stone. Il naufragio della petroliera Even, l'11 aprile 1991, uno scoppio a bordo della petroliera Even, al largo di Genova, provoca 5 morti e la fuoriuscita di tonnellate di greggio. Il relitto si trova su un fondale di circa 80 metri, nelle acque antistanti a Renzano. Si tratta del più grande relitto visitabile da subacquei del Mediterraneo, uno dei più grandi al mondo. Fiamme nel Duomo di Torino nella notte tra l'11 e il 12 aprile 1997, un incendio distrugge la cappella del Guarini del Duomo, dentro la quale è custodita la Sacra Sindone, che per fortuna non subisce danni gravi. Le fiamme, scoppiate poco dopo le 23, si estendono anche nel vicino Palazzo Reale, dove era da poco terminata la cena in onore del segretario dell'ONU Kofi Annan, e alla quale avevano partecipato anche Lamberto Dini e Giovanni Agnelli. La strage di Johannesburg, l'11 aprile 2001, una grave tragedia sportiva si verifica a Johannesburg, con 47 tifosi africani che muoiono schiacciati in un derby, allo stadio di Ellis Park. Rubrica: i luoghi, i personaggi, la storia. Tratta dal libro Il secolo della luna di Mario Fortunato. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Contraffazioni alimentari, la banalità del miele.